Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al ciclo di conferenze Dante e i poeti italiani del Novecento, organizzato dal Centro di Studi Aldo Palazzeschi dell'Università di Firenze per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Siamo giunti al 14° incontro della serie, che, come è noto, ne comprende 20 e che si concluderà nel prossimo dicembre. Dopo i 10 incontri della prima serie che si sono tenuti da marzo a giugno, siamo ora, dopo la pausa estiva, al quarto incontro della ripresa autunnale che ha finora riguardato Cristina Campo, Mario Luzi e Primo Levi. Oggi è la volta di un'altra poetessa di grande rilievo, una poetessa fiorentina della generazione nata nei primi anni venti, ed è Margherita Guidacci, coetanea di Cristina Campo, che è del 23, mentre Margherita Guidacci, come è noto, è del 1921. Entrambe nate nel mese di aprile, Cristina è del 29 di aprile, Margherita è del 25 di aprile, quindi entrambe nel segno del toro, per quello che può contare. Due poetesse della generazione di Zanzotto, di Pasolini, di Giudici, che è la generazione subito successiva a quella dei nati negli anni 10, vale a dire di Bertolucci, Caproni, Sereni, Luzi. Margherita Guidacci, quando scoppia la guerra nel 40, ha 19 anni. Ha 19 anni. E il libro d'esordio da Vallecchi, La sabbia e l'angelo, esce nel 1946. Mi piace citare una frase di Margherita Guidacci, così proprio la cito perché è davvero una frase che mi è piaciuta, una frase che si legge nei Ritratti su misura di Accrocca del 1960. La frase è questa: in vita mia ho viaggiato poco e quel poco con grande ansietà. Sono della natura degli alberi, aspiro sempre a mettere delle radici e ad assistere allo svolgersi del tempo in un'identità di spazio. Mi piace molto. Del rapporto complesso e affascinante di Margherita Guidacci con Dante, ci parla un grande esperto come Paolo Valesi. Studioso e poeta, come è noto, di spicco internazionale, accademico e scrittore militante, che è una combinazione oggi direi abbastanza rara, docente per molti anni negli Stati Uniti, in università prestigiose, Harvard, a Yale, alla Columbia University di New York, ed è appunto professore emerito della Columbia University. Intanto lo ringrazio a nome del Centro Palazzeschi e di tutti gli organizzatori. Lo ringrazio di cuore per essere tra noi oggi, nel giorno del suo compleanno. Ecco, gli siamo davvero, davvero grati. Paolo Valesio non ha bisogno di presentazione, come si dice. E nel suo caso non è una frase di cortesia o di convenienza, ma è davvero una realtà. Non di meno mi fa piacere, così, specie per i più giovani che ci stanno ascoltando, dedicargli due parole di presentazione sul doppio versante della sua produzione di critico letterario e di narratore e poeta. Principale terreno d'indagine di Valesio, critico letterario, è il campo della retorica e della stilistica. Ricordo alcuni volumi davvero capitali, come Strutture dell'allitterazione, Grammatica, retorica e folklore verbale del 1968, e un titolo che mi ha sempre affascinato fino dal titolo, Ascoltare il silenzio, la retorica come teoria,
pubblicato in Italia dal Mulino nel 1986. Ma sono di grande rilievo anche gli studi su D'Annunzio. Su D'Annunzio ricordo Gabriele D'Annunzio, The Dark Flame, la fiamma oscura, edito dalla Yale University Press nel 92. D'Annunzio e Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, non solo il teorico e l'organizzatore culturale, ma Marinetti scrittore. Ricordo il bel convegno alla Columbia e a Yale nel 2009 per il centenario del manifesto futurista. Gli atti poi sono stati editi a Firenze nel 2011. E ricordo l'edizione del romanzo inedito, importante romanzo inedito di Marinetti, Venezianelle e studentaccio, negli Oscar Mondadori nel 2013, con Patrizio Ceccagnoli. Poi gli studi danteschi, numerosi saggi dedicati da Valesio a Dante. Mi limito a ricordare il primo e memorabile del 1966 a quattro mani, niente meno che con Roman Jakobson, Vocabolorum e Constructio in Dantes Sonet, Se vedi gli occhi miei, del 1966. Ma fondamentale nell'attività di Valesio è anche l'altro versante dello scrittore militante, del narratore e più ancora del poeta. La relativa bibliografia include molti volumi, oltre 20, e molti riconoscimenti, anche molti riconoscimenti critici, studi critici a lui, poeta, dedicati da studiosi valenti. Ricordo dei volumi di poesia uno del 2018, Esploratrici solitarie, poesie 1990-2017, appunto pubblicato nel 18. Autore improprio di grande rilievo e insieme attivissimo animatore di cenacoli di poesia. Da ultimo, specie attraverso il Centro di Studi Sara Valesio, con sede a Bologna, di cui è presidente dal 2013, e poi da tanti anni con la direzione della rivista Italian Poetry Review, è attivissima palestra internazionale di poesia italiana. Qui mi fermo per discrezione, perché siamo tutti impazienti di sentire la voce di Paolo Valesio, al quale lascio volentieri la parola. Buon pomeriggio a tutti. Sono grato a Gino Tellini, collega e maestro in studi di italianistica, per la sua generosissima presentazione. Grato agli amici e colleghi fiorentini, non? Comincio subito da quella che potrebbe parere una serie di aneddoti, ma che in realtà non lo è, perché si tratta del processo di avvicinamento all'oggetto di questa analisi. Dunque, di questa analisi è parte integrante, se è vero come è vero, che in ogni rapporto ermeneutico l'interpretazione di un testo implica anche in qualche misura l'autointerpretazione del soggetto che lo studia. Nei tardi anni Ottanta, preparando presso l'Università Americana dove allora insegnavo un corso che passava in rassegna la poesia italiana contemporanea, decisi di non limitarmi agli autori più noti, ma di inserire qualche nome meno prevedibile. Vorrei evitare la distinzione un po' scolastica fra canonico e non, e scelsi fra altri quello di Margherita Guidacci sulla base di un suo testo specifico, l'oratorio Morte del Ricco, che mi aveva particolarmente colpito e su cui ritornerò. Il mio interesse per la Guidacci mi portò a fare la conoscenza di un'interessante figura americana di poetessa, ma soprattutto di traduttrice dall'italiano, Ruth Feldman, una figura di intellettuale raffinata e intensa, che tradusse nel corso degli anni ben 3 libri della Guidacci. E la più recente di quelle traduzioni fu una raccolta di poesie scelte di questa autrice, che come tale anticipa in qualche misura la fondamentale raccolta italiana del 99, poi ripubblicata nel 2020, che è qui il mio riferimento generale. La raccolta americana esce infatti nel 1992,
Dunque, nell'anno stesso, come è stato ricordato, della scomparsa di Margherita Guidacci, della quale ricordiamo quest'anno appunto il centenario della nascita. A proposito di questa data, mi restò impressa nella memoria la comunicazione, non ricordo se a voce o per telefono, con cui la Feldman, che era buona amica della Guidacci, e vi sono lettere molto interessanti fra le due, mi comunicò quasi in tempo reale l'improvvisa e tranquilla morte notturna della poetessa nella casa romana di quest'ultima. L'immediatezza della notizia, e purtroppo la testimone non è più qui per ricordarlo, l'immediatezza della notizia e soprattutto il tono di sensibile partecipazione con il quale essa mi fu comunicata, esercitò su di me una profonda impressione che, in qualche modo che non saprei bene come definire, restò da allora in poi una parte integrante della mia immagine mentale della Guidacci. Concludo questa breve passeggiata lungo il viale dei ricordi con un altro ritrovamento che mi porta questa volta al tema dantesco. Solo in queste settimane mi sono deciso a leggere nella sua interezza un libro che, confesso, in quegli anni avevo percorso solo in parte, cioè la monografia degli anni 70, in cui l'allora mio collega in un'altra università statunitense, Margherita Frankel, aveva scritto in francese uno studio sul codice dantesco nell'opera di Arthur Rimbaud, e anche su quello dovrò ritornare. Le figure delle studiose e poetesse che ho appena ricordato riflettono tutto un mondo culturale, in particolare dei rapporti fra la cultura italiana e quella statunitense, di cui oggi è difficile farsi un'idea, tanto profondamente mutato il panorama sociale e intellettuale. Dunque, mi è sembrato utile accennarvi per evocare quello che, con un termine antropologico, si potrebbe chiamare il contesto di situazione dell'opera della Guidacci, particolarmente appropriato per un'autrice che fu anche attivissima come traduttrice, soprattutto dall'inglese. Ciò mi conduce all'ultimo punto di questo percorso di avvicinamento, cioè l'idea che mi portò a rispondere al generoso invito di Simone Magherini, proponendogli d'impulso la Guidacci, senza ancora avere un'idea precisa della presenza dantesca nella sua opera. L'immagine che mosse la mia scelta era quella della Guidacci come poetessa austera, io la sentivo così, e che presto cominciò, dico austerità, a rimare nella mia mente con una suggestiva frase di Gianfranco Contini, su quella che egli chiama la terribile serietà di Dante. Questa austerità si ritrova fin dall'opera prima della Guidacci, già ricordato La sabbia e l'angelo, breve raccolta e precoce non nel senso anagrafico, ma in quello di una sorta di corsa in avanti nella vita e nella poesia, con un tono sapienziale aforistico che come tale travalica a volte l'esperienza di vita della giovane autrice. Delle tre sorgenti, quella biblica, quella classica e quella inferopurgatoriale dantesca, che sono state identificate da Maura del Serra come formative per la poesia guidacciana, l'unica chiaramente presente in questa raccoltina è la prima, quella biblica. L'angelo di queste poesie, infatti, è rilchiano piuttosto che dantesco. Per finire sulla sabbia e l'angelo, vorrei però dire che l'ultimo elemento che in esso affiora in modo marginale e discreto è l'esperienza che invece percorrerà sotterraneamente come un fiume carsico tutta la vita della Guidacci ed emergerà infine poeticamente verso la sua conclusione. C'è una poesia che ce ne offre la chiave, quella che comincia, cito, «l'uno nell'altro da noi stessi risoluti uscendo, spezzando il confine» e che si conclude con il verso così «all'amato offriamo, dall'amato prendiamo, segreta morte». È difficile non leggere questa segreta morte anche come riferimento iperbolico a una separazione, quella di due innamorati che si frequentano senza consumare il loro amore tra il 1944 e il 1946, anno quest'ultimo, che segna la data di uscita del libro citato e al tempo stesso la scomparsa di quell'uomo, per circostanze varie, senza lasciare tracce per anni e anni nella vita della poetessa. Ancora una volta vorrei chiarire che questo non è un aneddoto sentimentale, ma un elemento interpretativo del mio tema. E per spiegarmi meglio ricorro al citato libro della Frankel su Rimbaud, perché quella vecchia monografia esprime un'esigenza ancora valida, quella di mettere direttamente a confronto la creatività del poeta che di volta in volta è in questione, fatte salve ovviamente le debite proporzioni tra Rimbaud e la nostra autrice, con la creatività di Dante. Io poi traggo da quell'analisi un'ulteriore lezione sul confronto fra quei due poeti, e uso confronto sia pensando al termine inglese comparison, cioè una comparazione, sia in quello di confrontation, che evoca quasi una
una lotta dialettica. Ecco, la necessità comunque di vedere l'opera dantesca prima di tutto nel suo senso umano, come risposta alle ferite dell'esistenza, quelle che oggi è venuto anche troppo di moda chiamare traumi. In questo senso si può dire che la commedia comincia prima del suo inizio, cioè non comincia con la descrizione della selva oscura, ma con l'esperienza di una selva oscura nella vita di Dante Alighieri. E penso ancora all'attenzione rivolta dalla professoressa Frenkel al grande libro di Rimbaud, Une saison en enfer, una stagione in inferno, che vedremo anche rilevante per la Guidacci. Per esprimere tutto ciò, il termine usato nella monografia che ho citato, codice, se è utile nella misura in cui indica il rapporto fra veri poeti come qualcosa che riflette una strategia e non può essere ridotto a echi isolati, è al tempo stesso una parola un po' fredda. E altrettanto freddi sono i sinonimi come cifra o chiave o funzione, spesso usati in ricerche genealogiche e comparative di questo tipo. In questo senso ho molto apprezzato la latitudine che i colleghi fiorentini ci hanno lasciato, parlando di presenza di Dante nei poeti di cui ci occupiamo. Quelli dunque che tenterò di descrivere qui sono i modi di parziale presenza dello spirito dantesco nello spirito della poesia guidacciana, tentando di caratterizzare brevemente quello che in essa vi è di dantesco e anche in un certo senso di dialetticamente antidantesco, per così dire. E vengo subito a un punto rilevante di questa presenza, Morte del Ricco, un oratorio, il sottotitolo, del 1954, dedicato al marito sposato 2 anni prima, testo che si viene elaborando tra il 51 e il 53. Si sente la traccia di una meditazione sulla poesia di T.S. Eliot, soprattutto di Assassinio nella cattedrale, in questo testo poetico-drammatico a più voci, compreso un coro. Il tono eliotiano si avverte soprattutto nelle voci. Ma in questo oratorio la voce poetica, dico voce qui come autrice, è originale, basti considerare l'invenzione sensualmente concreta, non si trova ciò nell'episodio evangelico, l'invenzione dell'amante di Epulone. Cito: così freddo egli era ed inerte, che a me sembrava già di coricarmi a fianco di un cadavere. I miei gioielli s'offuscavano, pensando agli astri violenti che illuminavano là fuori la libera notte. Ma il monologo di Epulone, il punto più intenso dell'intenso oratorio, è quello dove emerge lo spirito di Dante, non in questa o quella fonte lessicale di questo o quel verso, ma come genealogia di una situazione. Colui che parla è un dannato, che parla di se stesso alternando la prima con la terza persona. E fin dalle sue prime parole, mia notte rossa è la sete, più d'un tramonto tu ardi, petali di fuoco ha circondato il tuo cuore, eccetera, si avverte l'eco della descrizione dantesca della città di Dite, già le sue meschite, la entro certo nella valle Cerno, vermiglie come se di fuoco uscite, ed ei mi disse il fuoco eterno che entro le affoca, le dimostra rosse. Il fraggeggio breve e scandito della Guidacci esprime efficacemente la disperazione sorda del suo personaggio e realizza un ritmo chiaramente ben diverso da quello dell'endecasillabo dantesco. L'atmosfera dell'oratorio dunque è dantesca. Ma vale la pena di notare che nella commedia questo episodio evangelico non trova luogo, e altrove vorrei soffermarmi sulla ragione di ciò, che mi sembra strategica. Ma la ragione per cui Morte del Ricco è particolarmente significativo per definire la presenza dello spirito dantesco nello spirito della poesia guidacciana è che in quel testo la poesia si esprime in forma teatrale. Ed è chiaro che una delle ragioni fondamentali della inimitabilità dantesca è la sua completa, quasi naturale fusione di lirica, narrativa e dialogicità teatrale. La Guidacci non sembra aver continuato a scrivere in questa direzione poetico-drammatica e il lettore ne sente una certa nostalgia. L'oratorio, infatti, è all'altezza delle migliori scritture drammatiche di Mario Luzi e in effetti potrebbe essere rappresentato teatralmente così com'è. Questo ci riporta in un certo senso a T.S. Eliot e a Dante, perché Eliot potrebbe forse essere considerato il maggior intermediario fra Dante e la Guidacci. Lascio comunque i dettagli per riflettere sulla strategia piuttosto che le singole mosse tattiche. Nella raccolta Giorno dei Santi del 1957 appare a prima vista come un pretesto per quello che è essenzialmente un dialogo con il mare della poetessa, e si può pensare anche al Valéry
amato dalla Guidacci. Ma questo pretesto si rivela cruciale. Nel primo movimento, perché questo libro è come una sonata, l'austera voce poetica menziona, è vero, Dio e l'eternità, ma descrive una situazione in cui sembra esistere una sorta di divisione di ambiti tra Dio e la realtà immanente. Cito: «L'eternità delle tue acque contiene il nostro tempo e l'oltrepassa come l'eternità di Dio, ma a Dio siamo presenti in ogni istante, mentre tu ci ignori e ci neghi». Questo è, vorrei sottolinearlo, un pensiero che Dante non avrebbe potuto concepire. Sì, non sono troppo audace in questa osservazione. Tale divisione fra l'immanente e il trascendente sembra peraltro essere superata alla conclusione del secondo movimento, con un linguaggio solenne e una sintassi a volte convoluta, poiché risorgerà la nostra carne, che Dio assunse misure di presenza e non di estranamento ad ogni tempo, dette la santità, quale nel nostro tempo debba essere la sua immagine, voi, santi, a scoprire, aiutateci e ad attuare. Questa esitazione fra due diversi cammini filosofico-teologici continua anche nella seguente raccolta Paglia e polvere del 1961. È l'esitazione gnoseologicamente interessante, che appare in casi come quello che chiamerei il movimento pendolare della poesia, tra il messaggio urlato da un gabbiano, che assomiglia un po' al corvo di Poe, nei due versi finali della quartina intitolata appunto Il gabbiano. Siamo soli su questo versante della morte e sull'altro forse saremo ancora più soli. Mentre la poesia notturno, che appare subito dopo, ha un tono diverso. Cito: «Il mio Signore mi guida verso l'alba e la resurrezione». Salvo ritornare in questo movimento che direi di pendolo spirituale verso la terra e la povertà umana. Cito: «E così la vecchiaia ci prepara alla morte, non meglio conoscendo l'altro mondo, ma sempre più stranieri in questo». E preciso, a scanso di equivoci, che considero questa pendolarità come un indice di autenticità poetica, non come una debolezza di pensiero. La poesia della Guidacci comunque si impenna proprio nel momento in cui si riapre il dialogo con Dante, in una forte poesia che andrebbe citata nella sua interezza, qui non lo faccio, «Tu buio, buio fuoco», la cui prima strofa invoca un fuoco buio e la seconda e conclusiva descrive il potere seduttivo di questo fuoco verso una comunità non molto definita, gli altri da noi o tutti noi, e cito: «Atterriti si torceranno nei tuoi spasimi, eppure per saziarti venderebbero l'anima, tanto finché li tenti li riempi di brama, buio, immortale fuoco». È in casi come questi che la poesia della Guidacci rivela lo sfondo infernale della realtà secondo l'aspetto più conturbante della lezione dantesca, che descrive insieme la realtà dell'inferno e l'aspetto infernale della comune realtà. E la Guidacci, sulle orme di Dante, ma anche di tanti poeti moderni, si rende ben conto che il celestiale non è mai pienamente convincente se il poeta non trasmette anche il senso del terrestre, come nella poesia Preghiera notturna, dove il richiamo finale alla pietà di Dio viene dopo una lunga e naturalistica descrizione di vita. Cito: «L'acre odore dei nostri letti, dove si sgualcisce la notte, come i lenzuoli sotto i nostri corpi, e l'odore del sonno, l'odore della febbre, esalazioni e secrezioni della carne gravata dai suoi pesi, turbata da segreti inenarrabili». Il passaggio dalla descrizione della terrestrità all'evocazione del trascendente non è mai agevole, ma quando la Guidacci arriva a questi passi lo fa con la sua forza austera. Cito da un'altra poesia: «Con questi stessi occhi che ora guardano monti e boschi sul puro arco del lago, con questi stessi occhi e non con altri, noi vedremo il Signore». E forse non è esagerato scorgere nel martellamento di quella repetizio, con variazione, «con quegli stessi occhi, con questi stessi occhi e non con altri», inoltre un segno dell'artiglio dantesco. Inoltre, per quella che potrebbe forse essere la prima volta, appare a questo punto nella poesia guidacciana una traccia della testualità del purgatorio piuttosto che di quella dell'inferno. Dice la Guidacci:
Questo è il nido di sangue per un'anima. Qui si intessono i nervi, qui le ossa si architettano e drizzano. È l'arcana foresta dove germina l'inizio, questa sarà figura d'uomo ed ossa. E si sente in questi versi un eco dello stupendo brano sulla formazione dell'anima in Purgatorio 25, uno dei culmini della fusione tra linguaggio poetico e linguaggio scientifico nella letteratura universale. Sangue perfetto che poi non si beve, dalla setate vene e si rimane, quasi alimento che di mensa leve, prende nel cuore e tutte membra umane, virtù informativa, eccetera. Siamo arrivati a quel testo culminante che è il poemetto Neurus Suite del 1970, ma composto tra il 68 e il 69. I problemi che questo poemetto pone sono vasti e qui possono soltanto essere accennati. Il primo è di tipo biografico. Fino ad oggi, generalmente, la critica guidacciana aveva considerato questo testo come il riflesso di una reale residenza in una clinica psichiatrica della poetessa in seguito a una grave depressione. Ma recentemente c'è chi ha autorevolmente suggerito che questa residenza non sia in realtà mai esistita e che la guidarsi si riferisca all'esperienza di una sua amica. Vi sono peraltro due considerazioni molto diverse fra loro che ci possono risparmiare una discussione su questo tema. In primo luogo, non abbiamo ancora dati biografici sufficientemente precisi su questa questione. In secondo luogo e soprattutto, direi che si tratta di metodologicamente seguire il principio, molto diffuso, normalmente diffuso, fra la distinzione tra la voce che parla nella poesia, quello che la critica inglese chiama the speaker in the poem, e la persona anagrafica dell'autore o autrice. Nel nostro caso particolare poi ci sostiene anche la tradizionale distinzione fra Dante pellegrino e il Dante poeta. Tutto risolto dunque? Veramente no, perché proprio l'accettazione di questa cautela metodologica apre nuovi e delicati problemi interpretativi al di là di ogni lezione biografica. Prima di tutto noi siamo sicuri, almeno la grandissima maggioranza dei critici lo è, che il viaggio di Dante non abbia mai avuto luogo nella realtà, mentre, come detto, noi non possediamo un'uguale certezza per il breve viaggio, fatte le debite proporzioni, della Guidacci. Ma soprattutto, la voce poetica nella commedia è la voce unitaria di un protagonista narratore, non importa quanto fittizio sia il protagonista, ribadita lungo il corso di tutto quello che è stato chiamato romanzo teologico. Mentre nel caso del poemetto guidacciano, restiamo fino all'ultimo incerti in che misura la voce che parla in questi versi sia la voce unitaria di una protagonista narratrice, non importa quanto fittizia sia la protagonista delle azioni o meglio dei comportamenti, e in che misura si tratti invece di una sorta di galleria di vari personaggi descritti da una narratrice onnisciente. Non sono sicuro se questa incertezza sia o no un punto di forza nella poesia di Neurus Suite. Del resto, in letteratura come nelle altre arti, a volte è molto difficile distinguere le virtù dai difetti ed è meglio attenersi, direi, alla descrizione di effetti. Ultimo punto interpretativo, Neurus Suite è una tappa nel grande topos teofilosofico e letterario di Una stagione all'inferno, che ben inteso conosce altre realizzazioni letterarie oltre quella di Rimbaud, basti pensare allo straordinario romanzo autobiografico Inferno, in italiano nel titolo, di August Strindberg. Non sto comunque parlando di un'influenza o ripresa diretta di Rimbaud da parte della Guidacci, anche se la poetessa possedeva una vasta cultura letteraria francese, bensì della modulazione di tutta una situazione spirituale. Ciò che importa qui è la situazione di un soggetto sofferente, il quale o la quale attraversa una crisi così profonda da poter essere descritta in termini infernali. Le differenze essenziali, possono sembrare ovvie, le vorrei però ricordare, rispetto alla prospettiva dantesca sono che, in primo luogo, il concetto stesso di stagione implica un'esperienza temporanea destinata prima o poi a cambiare. In secondo luogo, il punto di vista è quello del soggetto come vittima, il termine dannato non è, direi, ontologicamente appropriato qui. Mentre se alcuno dei personaggi dell'inferno parla a tratti come vittima non indegna della compassione di Dante, personaggio, il caso classico è quello di Francesca da Rimini, la cornice narrativa di cui è responsabile il Dante poeta è pur sempre quella di una condanna senza condono. Queste due differenze conducono a una terza, dove ancora una volta la teologia si combina con la psicologia. L'inferno di Rimbaud, così come quello descritto dalla Guidacci, contiene anche l'elemento purgatoriale, non come ponte
o punto di passaggio da un regno all'altro, ma come un umano troppo umano continuum tra questi due regni che finiscono con l'apparire come uno solo. Il protagonista narratore della saison di Rimbaud invoca spesso Dio ed esprime nostalgie evangeliche, e i pazienti descritti dalla Guidacci continuano ad aspettarsi aiuto. Non è forse un caso che la poesia iniziale di tutta la raccolta incominci con un ritmo di tipo dantesco? Ombre convulse intorno ad una fiamma, neri brandelli di nubi strappate, erba dolente frustata dal vento e l'orrore. Dantesco dico nel senso di ritmo compresso e franto, tra endecasillabi, le cui posizioni accentuative in sedi dispari non sono le più usuali, bruscamente interrotti da un quaternario. Sembra un'allusione alle variazioni ritmiche con cui Dante vivacizza il flusso della sua narrazione. Dantesco è poi il tema che già appare in queste prime pagine della terribile non differenza, che non è indifferenza, tra il dentro e il fuori di tanti luoghi. Tema d'altronde che si prolunga nella letteratura moderna, basti pensare a Porte chiuse di Sartre del 44 o i non luoghi di cui parlano oggi le analisi urbanistiche, cito dalla Guidacci, la medesima ansia fa cercare una porta a chi è dentro, a chi è fuori, nella poesia Città murata. Inchiodati davanti ad una soglia che non osiamo varcare o lasciare, la città murata ricorda chiaramente ancora una volta la città di Dite. Nella domanda poi che in un certo senso descrive l'intera poesia, una quartina che leggo, è molto chiara la genealogia dantesca, anche se la sfumatura è dostoevskiana. Cito, qui giunto molte cose, o pellegrino, puoi domandarti, ma una sola importa, è l'ultima casa dei vivi o la prima dei morti? Lo spirito poi traspare anche, non è un paradosso, nella concretezza del linguaggio, concretezza guidacciana, in questo senso erede della concretezza dantesca. Si veda per esempio la dura realtà dei pazienti nella poesia In sala d'attesa. I loro pensieri si srotolano come bende sfrangiate ed infette, acre il sentore, appiccicoso il tatto, fa ribrezzo tentare di rimetterle a posto. Dove l'infermità psichica è espressa in un senso che potremmo dire psicosomatico con il linguaggio dell'infermità fisica. Si veda anche, e i morti che noi siamo docilmente si levano sui loro letti tomba incontro alla condanna quotidiana. O l'inizio di un'altra poesia, queste sono le scelte nella prigione che non s'aprirà. Girare sempre intorno, tastando muri e sbarre, lo scoiattolo in gabbia, o stare immobile nel centro, a occhi chiusi, sognando di smisurate vastità, dove io sento, mi azzardo a sentire, l'eco di una delle tante situazioni infernali, inferno 14, supin giaceva in terra alcuna gente, alcuna si sedea tutta raccolta e altra andava continuamente, dove la dieresi mima chiaramente la pesante, letargica lentezza dei movimenti. Ma a un certo punto, di Enero Suite, il viaggio si complica, anzi cambia bruscamente direzione. Non siamo più in una clinica psichiatrica, ma in un contesto domestico. O forse dovremmo dire non siamo ancora in un ambiente psichiatrico, ma nel contesto familiare che per qualcuno dei personaggi può esserne stato all'origine. E si potrebbe anche parlare di una sovrapposizione di piani temporali o di quello che il linguaggio cinematografico si chiamerebbe un flashback. La più significativa in questo senso è la poesia Lite, dove si leggono i versi forse più fortemente naturalistici nella scrittura della Guidacci. Poi un traboccare improvviso, cateratte che s'aprono, ondata che travolge noi nel mezzo, stupefatti e perfino felici. Dopo la lunga pena di inutili puntelli, che sollievo, questo fresco diluvio di ingiurie. Ripeto, felici, questo fresco diluvio di ingiurie. Questa potrebbe essere la poesia più contemporanea scritta dalla Guidacci e parlo del tipo di contemporaneità poetica tipica della poesia inglese e americana, della quale naturalmente la nostra poetessa era nutrita come lettrice e traduttrice, ma che raramente si rivela come influenza diretta nel suo stile. Una poesia di poco seguente nel testo, Svuotati d'anima, sembra svolgersi essenzialmente nella stessa dimensione della poesia che ho appena citato, ma con un contrasto linguistico più complicato, una rapida alternanza, tipicamente dantesca, fra stile alto e stile basso. Leggo nella sua interezza. Svuotati d'anima, spinti dal vento esterno,
gesticolando all'impazzata, correndo in gigantesche falcate senza meta, scavalcando le nuvole e ritrovandosi sempre legati al medesimo punto senza avanzare d'un sol passo, come perfettamente il bucato disteso ad asciugare ci rispecchia e deride. Che dire? Di questo contrasto fra l'evocazione dei due amanti più famosi della commedia L'Inferno 5 e quella similitudine iperdomestica, a me almeno pare efficace e rivela una maturazione nello stile della Guidacci. Questa penetrante anatomia del grigiore continua, e ripeto, i problemi umani qui non sono psichiatrici ma psicologici, anche se naturalmente questi possono in certe circostanze finire con l'essere la causa di quelli. Tagliati fuori dalla conoscenza, solo dell'ignoranza ormai cerchiamo la chiave. Il mondo è divenuto così opaco, o siamo noi che non abbiamo più volto? E a volte ci troviamo in un confine ambiguo fra la scena domestica e la scena clinica, come nella poesia Madame X, che è uno dei punti più duri e coraggiosi della raccolta, cito la prima quartina: io non sono il mio corpo, mi è straniero, nemico, ancora peggio è l'anima, e neppure con essa mi identifico. Ma con le poesie seguenti, dove la persona più frequente è la prima persona plurale, rientriamo nel mondo della clinica. E mentre la problematica dei testi domestici è psicologica, quella dei testi clinici è diventata addirittura, direi, teologico-psicologica. Come nel caso di Fili. La fede, il dubbio, l'incredulità sono i tre fili annodati che non riusciamo a districare. E quello di un'altra poesia: noi cui parve di troppo questa vita, come sopporteremo una vita immortale? Qui e negli altri casi simili ci troviamo in un'atmosfera di radicale dubbio moderno sul senso della vita e su quello che viene dopo di essa, dove il tono mi sembra simile a quello di uno dei libri di poesia americana meglio conosciuti in Italia, la Spoon River Anthology, l'antologia di Spoon River del 1915. E qui non è più questione di uno spirito dantesco, perché la struttura della commedia accoglie, come abbiamo visto, i momenti di empatia, ma non può ammettere la riflessione dubbiosa o movimento pendolare tra la fede e l'incredulità, né ammette, sia come domanda retorica, ma soprattutto come interrogativo reale, che si metta in questione la sopportabilità di una vita immortale. Si badi, nei versi citati non si dubita della sopportabilità della dannazione eterna, ma della sopportabilità della vita immortale come tale. E sulla stessa linea si muove Eternità di pena. Il titolo può trarre in inganno dantesco, ma in effetti questa poesia è kafkiana piuttosto che dantesca. Dice: noi siamo condannati e lo sappiamo, perché siamo colpevoli. Ma qual era la colpa? Ci sforziamo di ricordare. I giudici lo sanno, ma non vogliono dirlo. E la pena è su di noi. Non espiazione, qual è la sua causa, né speranza, qual è la sua durata. Ha un solo nome: pena. Inutile pena. Analogamente, un'altra poesia: le sbarre d'ombra sono le vere sbarre, non saranno divelte. Tu confini con l'aria, tocchi gli alberi, cogli i fiori, sei libera e sei tu stessa la tua prigione che cammina, dove il linguaggio, a me pare, addirittura sartriano. Salto alcuni altri dettagli, mi limito a un'altra citazione. Il tema che predomina è quello della sconfitta, che dice: fiumi capaci di specchiarne la pena, nere pergole dove la disperazione è piena di sussurri più che l'amore, dove l'atmosfera amorosa dei sussurri nelle pergole rafforza a contrario la menzione della disperazione e potrebbe essere ancora una volta un eco dell'episodio di Paolo e Francesca. Questa raccolta forte e amara si conclude con una quartina, il formato prediletto della Guidacci, trionfalmente assertiva, che non nasconde un orgoglio quasi dantesco. Cito: Dio mi ha chiamata ad arricchire il mondo, decretandone il semplice strumento. Basta un opaco granello di sabbia e intorno il mio dolore iridescente. L'apparizione improvvisa di questa dichiarazione chiaramente autobiografica alla fine di una serie poematica, che alcuni vogliono essere finzionale, potrebbe essere spiegata sulla base del modello dantesco come alternanza tra la voce del pellegrino e quella del poeta, ma tutto sommato resta un po' spiazzante. Vengo alle ultime raccolte, almeno alle ultime su cui vorrei dire due parole. Il ciclo sul notissimo capolavoro di Grünewald,
L'altare di Isenheim riflette il fascino e i limiti del genere ekphrastico, ma poi la Guidacci esce spesso dai confini dell'ekphrasis, come in Tentazione di Sant'Antonio, che in fondo ha una riflessione sul famoso quadro di Goya con la frase «Il sonno della ragione genera mostri», ma con una torsione veramente moderna. Oltre al sonno della ragione, anche il suo risveglio, dice la poetessa, genera mostri, solo che si tratta di mostri diversi. Si sveglia nel freddo delirio che ormai conosciamo, non sentinella pigra né complice sbadata, ma è l'artefice stessa del nostro male. Le poesie seguenti, che evocano la morte del marito della Guidacci, hanno un legame metaforico, dunque potenzialmente più interessante, con l'altare, e si sente tra l'altro lo spessore poetico del tempo che è trascorso dagli elementi aforistici ancora un po' acerbi nella sabbia l'angelo. Adesso il tono aforistico esprime una matura saggezza, con quel tocco di lievemente amara ironia, indispensabile all'espressione poetica. La lontananza tra i vivi e i morti non è peggiore di quella tra vivi e vivi, e noi le conosciamo, cioè entrambe, dove si nota l'ironia del cliché sulla vicinanza tra i vivi e i morti come analoga a quella tra i vivi e i vivi. Ma la più sorprendente tra queste poesie del lutto, la quartina scivola sulla tua assenza, che trascrivo. Scivola sulla tua assenza. L'alba è una pietà grigia. Stanotte in sogno ti odiavo. Anche quello era un sentirti vivo. Questo modo di ricordare poeticamente un caro defunto, con un linguaggio semplice e diretto, è importante sia cognitivamente, come modo di comprendere i vari angoli spigoli della realtà, sia eticamente, per la radicale sincerità nell'espressione degli affetti. Questo stile, per così dire, integrale, è, l'ho già notato, caratteristico della poesia anglo-americana piuttosto che di quella italiana, e a scanso di equivoci, cioè ripetuto non già come sfumatura critica, in nome di un'idea, diciamo così, puristica della poesia italiana, ma tutto al contrario, come apprezzamento per il modo in cui la Guidacci si apre talvolta nella sua poesia al mondo della cultura da lei studiata e tradotta. Finisco con una breve caratterizzazione di due importanti poesie, soprattutto l'ultima a cui arriverò. La prima è Il buio e lo splendore del 1989, in cui parlano varie figure di Sibille. Evidentemente si sente la traccia degli stupendi versi di Dante, che però seguiva la tradizione per cui esisteva una sola di Sibilla, così la neve al sol si dissigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. Ma c'è una qualche sorpresa nella quinta sezione dedicata alla Sibilla Cumana. La Sibilla Cumana adopera un modo assai diverso di ritornare ai classici, evocando fin dall'inizio, senza ambagi, le tre donne di Enea, ponendosi in diretta competizione femminile con esse. Le mie braccia sono antiche e forti, non una tenera nebbia come quella di Creusa, che fu un'ombra anche da viva, e non un fuoco ardente come le braccia di Didone, che accese prima i tuoi sensi. Taccio le braccia di Lavinia, irrigidita nel tuo amplesso, raccolta nell'odiarti, sempre piangendo nel tuo cuore l'uomo che tu le avevi ucciso. E si immagina, sempre la poetessa, che la Cumana noti che Enea non avrebbe mai potuto veramente confidarsi con nessuno, non solo con le sue mogli, lui sospeso fra due frigidità, come le immagina la Guidacci, quella di Creusa e quella di Lavinia, ma nemmeno con sua madre e i suoi figli. Lei dice: non cerco la tua bella madre imprevedibile, che sempre ti deluse sottraendosi, né a tuo figlio, quasi altrettanto bello ed altrettanto estraneo. Insomma, in questo abbozzo romanzesco della Guidacci si prendono nettamente le distanze dei precedenti danteschi di questi personaggi, rovesciando nelle connotazioni. Io faccio da parte i momenti in cui appare Didone, per esempio, ma Didone è due volte caratterizzata senza nominarla nel suo ruolo di infedele alla memoria del marito, non di amante appassionato. Quanto alla Vigna o Lavina, il caso è più complicato, ci porterebbe lontano, comunque rivela tutta la mitostoria di Enea che Virgilio presenta in chiave eroica e la Guidacci, come si diceva una volta, demistifica. Concludo facendo un passo indietro,
Mentre fino alla raccolta di Eisenheim avevo rispettato la cronologia dei libri della Guidacci, sono poi saltato, per così dire, a pie pari sulla raccolta Inno alla gioia, che è dell'82, per arrivare subito al Buio e lo splendore, che è del 1989. Non ho fatto questo per una qualche riserva critica verso quel libro, ma per la ragione contraria. Perché Inno alla gioia rappresenta il culmine del viaggio poetico della pellegrina Margherita Guidacci. Il libro, infatti, è il riflesso di una felicità ritrovata e del superamento della crisi da cui era nata Neurosuite. In sostanza, la Guidacci ritrova fortunatamente l'uomo di cui si era innamorata in gioventù, la sua vita cambia e la sua poesia ne è in certo senso il riflesso. Le poesie della Guidacci, a eccezione naturalmente di Morte del ricco, hanno sempre una base fortemente autobiografica, e questo allora sarebbe un ulteriore elemento di dubbio sull'interpretazione di Neurosuite come non autobiografico. Si potrebbe scorgere, a proposito non tanto di influenze quanto di paralleli spirituali, e fatte salve le debite proporzioni ancora una volta, una somiglianza fra le parabole spirituali dei due, diciamo così, pellegrini. Non è una semplificazione eccessiva, anche se naturalmente si tratta fino a un certo punto di una semplificazione, dire che la commedia, come romanzo psicologico con elementi teologici, nessuno di questi termini è usato in senso negativo, come romanzo psicologico con elementi teologici, si estende tra la selva oscura esistenziale e intellettuale descritta in Inferno 1 e l'incontro di Purgatorio 30, cioè dalla crisi che necessita l'intervento di Beatrice per interposta persona fino al ritrovamento della stessa Beatrice. Da quel punto sino alla fine la commedia diventa, suggerisco, un romanzo teologico con elementi psicologici, che è una cosa diversa. Il romanzo poetico della Guidacci, d'altra parte, si svolge dalla fase dei sentimenti e emozioni descritti nelle prime poesie fino alla selva oscura di Neurosuite, per ritrovare l'impeto di appagamento e felicità descritto in Inno alla gioia, con la sua eco schilleriana e beethoveniana, orgogliosamente rivendicata dall'autrice. Occorre guardarsi, naturalmente, dalla ricerca eccessiva di simmetrie. Specificamente sarebbe ingenuo vedere l'Inno alla gioia come una fase paradisiaca dopo l'inferno e il purgatorio delle raccolte precedenti. Anche lasciando sullo sfondo infatti la questione generale se sia possibile nella poesia moderna, diciamo la poesia dopo Baudelaire e Rimbaud, descrivere qualcosa che si possa chiamare paradiso, e limitandosi al nostro caso specifico, va notato che i pochi echi danteschi in Inno alla gioia sono in realtà purgatoriali. Mi riferisco in particolare alla bella poesia La Morenita, la brunetta in spagnolo, che cito integralmente. La mia piccola anima corre su per la collina. È una bambina bruna che solleva le braccia, leggera e ansante, incontro al vento che l'avvolge. In cima alla collina, se il Signore la chiama, possa egli, così per i redenti avveniva nei quadri degli antichi pittori, accoglierla nel cavo della sua mano come un passero che appena vi si è posato, non impaurito né triste, solo un po' stanco, molto tranquillo, il resto al termine del volo. L'eco del purgatorio è stato già notato, ma mi limito a precisare il testo stupendo della cantica dantesca. Esce di mano a lui che la vagheggia, prima che sia, a guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che sa nulla, salvo che, mossa da lieto fattore, volentier torna a ciò che la trastulla. A parte questo stupendo, questa stupenda connessione, la presenza dantesca in questa cantica vive solo di brevi barlumi, ma molto suggestivi, e per il resto il paesaggio dell'Inno alla gioia è popolato di figure e situazioni della cultura classica. Come per esempio riporto tutto l'epitafio, nella solita misura di quartina, scelta di Icaro. Disse Icaro: voglio una più intima conoscenza del sole, e se mi brucio non importa, poiché sotto c'è il mare, dove potrò rinfrescarmi in eterno. Testo che, in questa serenità greca, diciamo, non ha nulla a che fare con l'angoscia del mala via tieni in Inferno 17. In effetti, Inno alla gioia è animato, quasi in consonanza con le opere evocate nel titolo, la poesia di Schiller, la Sinfonia di Beethoven,
da una sorta di spiritualità laica e sensoriale che non disdice, ben inteso, alla fede dell'autrice. Si vede infatti quella parentesi nella Morenita che rischia di sfuggire a una prima lettura che qui ripeto. Se il Signore la chiami, possa egli, così per i redenti avveniva nei quadri degli antichi pittori, accoglierla nel cavo della sua mano. Dopo la menzione dei redenti, il lettore si aspetterebbe un'immagine del vero al di là, e invece trova una similitudine pittorica, cioè un'immagine estetica, la seconda potenza. Ciò mi porta per concludere una breve riflessione. Inno alla gioia è un libro difficile da definire, non nella tematica che è chiara e limpida nella sua base autobiografica, ma piuttosto per il suo stile, che apparentemente è semplice e leggibile, ma in realtà rappresenta qualcosa come una svolta nella poesia della Guidarci. Non voglio insistere su questa distinzione un po' scolastica fra lo stile e il contenuto e provo a sintetizzare la situazione in altri termini. Il tono austero della poesia della Guidarci si è a questo punto rilassato e intenerito. Si è immerso in un'aura di pace e di serenità. Tutto ciò si esprime con versi che a volte vengono ad assomigliare, nel loro tono di diffusa bontà, a quelli della poesia di un paio di generazioni precedenti. Per esempio, una poesia come Aratura avrebbe quasi potuto essere scritta da Ada Negri, le cui date, ricordo, sono all'incirca quelle di Edgar Lee Masters, 1870-1945, e quella generazione. E mi affretto a precisare, per finire, che questa osservazione non è fatta in modo limitativo e condiscendente. Ada Negri è una potessa essenziale nel percorso della poesia italiana, non solo femminile, del primo Novecento, ma come contributo a un'analisi descrittiva, non normativa, della poesia guidacciana e la sua complessità. E con ciò vi ringrazio e vi auguro la buona sera. Oh, grazie all'amico Paolo Valesio per questa davvero relazione molto, molto affascinante, densa di originali suggestioni interpretative. Io sarei rimasto ad ascoltare ancora a lungo. Così ho preso degli appunti e mi limito soltanto a ricordare alcune parole, alcuni punti della bella relazione che abbiamo ascoltato. L'austerità della Guidarci messa in rapporto alla terribile serietà dantesca, la inimitabilità dantesca vista in quell'intreccio di stile, di stili che è stato definito così bene tra lirica, teatro, dramma, la terrestrità della Guidarci, dove si vedono i segni dell'artiglio dantesco, l'anatomia del grigiore nella poesia della Guidarci, la radicale sincerità negli affetti. Ecco, tutto questo, io mi sono limitato soltanto, ho segnato soltanto alcuni spunti, ci hanno consegnato e ci hanno regalato un ritratto davvero memorabile di questa poetessa. E anche da ultimo, così fatto elegantemente, così quasi sottovoce, questa attenzione su Ada Negri, che insomma, come è noto, è figura molto nota, ma diciamo relativamente stimata, perlomeno nell'opinione comune. E invece Valesio ci ha puntato l'attenzione con molta decisione. Quindi davvero grazie di nuovo all'amico professore Valese. Desidero ricordare il nuovo appuntamento che è per giovedì della prossima settimana, è 21 ottobre. Sarà ospite il professore Andrea Cortellessa dell'Università di Roma 3, il quale ci parlerà di Andrea Zanzotto in rapporto a Dante. Di nuovo grazie al professor Valesio e buona serata a tutti e arrivederci alla prossima settimana.